Orvietana batte Ducato 2-0. Non abbiamo ospite l'allenatore Andrea Bronzi, ma abbiamo il vicepresidente della squadra spoletina, il signor Filippo Ferroni. A lui chiedo un commento su questa partita, che l'Orvietana ha vinto per 2-0, ma il punteggio non tragga in inganno. La Ducato è stata in campo con presenza insidiosa fino al 90esimo e probabilmente avrebbe meritato anche qualcosa di più. Filippo Ferroni, un commento sulla partita, sulla classifica e anche sulle ambizioni del campionato. Una cosa per volta alla partita che abbiamo visto. La partita probabilmente alla fine ha vinto la squadra che è stata più cinica, ha sfruttato al massimo le due occasioni che gli sono capitate. La Ducato ha sbagliato, se poi ci ricordiamo il primo gol sulla nostra traversa, partito il contropiede, abbiamo preso il gol da bravissimo il vostro numero 10 Brescia, mi sembra che si chiama, probabilmente il migliore in campo di tutti i giocatori. Poi abbiamo reagito, però la nostra squadra, dico la verità, eravamo venuti qui con ambizioni abbastanza velleitarie, volevamo provare a reinserirci nella lotta tra le prime squadre, però probabilmente ci manca ancora qualcosa, forse anche un po' di fortuna. Però oggi è andata così, domenica scorsa probabilmente abbiamo vinto con un pizzico di fortuna, oggi non siamo riusciti, non siamo riusciti a replicare. Nonostante comunque, questo però le vostre ambizioni restano sempre quelle di inserirvi, perché il tempo c'è tantissimo, mancano ancora 24 giornate in un discorso almeno di playoff. Il tempo c'è, però davanti corrono molto, non so, ho sentito che il Todi ha rivinto. Sì, al 91esimo. Il Cannara non perde un colpo. Quindi sarà difficile, anche perché i playoff quest'anno non so quanta utilità potranno avere, visto l'andamento anche delle squadre in alto. Sì, poi ecco, la vittoria dei playoff non è detto che garantisce. Esatto. Comunque noi adesso ci rimbocchiamo un po' le maniche, vediamo poi a Natale, ritiriamo un po' i conti e poi decidiamo un po' il da farsi. E comunque sia, lo prenderemo sempre tutto con uno spirito sportivo e sempre agonistico, ma uno spirito sportivo che fino adesso, diciamo, la Ducato è quella che l'ha fatta crescere per arrivare fino a questo partita, peraltro nonostante la posta in palio estremamente corretta, sì, a parte qualche piccolo intervento, ma magari fosse sempre così. Questo diciamo è noi giochiamo per giocare al calcio, ecco, non, anche l'Orvietano, visto nei vari anni, che è sempre stata così. Benissimo, ringraziamo Filippo Ferroni, vicepresidente del Ducato Calcio, lo ringraziamo, a lei e alla sua squadra, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie. Bocca al lupo, grazie a lei. Per il momento è tutto, per gli amici dello sport.it vi salutano Luca Giuliotti al microfono, Monica Gentili, sempre più preziosa e sempre più positiva nella sua opera di ripresa, di assistenza, di taccuino, di un po' tutto, di un lavoro che non si vede ma è molto importante per chi sta da quest'altra parte del cinepresa. Chiaramente ringrazio anche il regista Sergio Carpegna. Fra una settimana l'Orvietana va d'acqua a Sparta, fra due settimane saremo qui contro l'Assisi. Per il momento vi auguriamo un buon tutto, ma proprio tutto. Ciao dagli amici dello sport.it.